Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Anche quest'oggi vedremo la conclusione di un altro capitolo, capitolo 21. Leggiamo dal versetto 33 fino al 46. Udite un'altra parabola. C'era un padrone di casa al quale piantò una vigna, le fece attorno una siepe, vi scavò una buca per pigiare l'uva e vi costruì una torre. Poi l'affittò a dei vignaioli e se ne andò in viaggio. Quando fu vicina la stagione dei frutti, mandò i suoi servi dai vignaioli per ricevere i frutti. Ma i vignaioli presero i servi e ne picchiarono uno, ne uccisero un altro e un altro lo lapidarono. Da capo mandò degli altri servi, in numero maggiore dei primi, ma quelli li trattarono allo stesso modo. Alla fine mandò loro suo figlio, dicendo: «Avranno rispetto per mio figlio». Ma i vignaioli, veduto il figlio, dissero tra di loro: «Costui è l'erede, venite, uccidiamolo e facciamo nostra la sua eredità». Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. «Quando verrà il padrone della vigna, che farà quei vignaioli?» Essi gli risposero: «Li farà perire malamente, quei malvagi affitterà la vigna e ad altri vignaioli, quali gli renderanno i frutti a suo tempo». Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno rifiutata è diventata pietra angolare? Ciò è stato fatto dal Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Perciò vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a gente che ne faccia i frutti. Chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato ed essa stritolerà colui sul quale cadrà». I capi dei sacerdoti e i farisei, udite le sue parole, capirono che parlava di loro e cercavano di prenderlo, ma ebbero paura della folla che lo riteneva un profeta. Wow, bello. Gesù fino alla fine non ha peli sulla lingua e forse vuole infiammare ancora più velocemente i cuori dei leader religiosi con questa parabola. Israele nell'Antico Testamento spesso veniva identificato con la vigna. Dio ha mandato profeti in passato a proclamare la venuta del Messia ed alcuni sono stati messi a morte, incluso il Battista, il precursore di Gesù. Ed ora i leader sono pronti a fare lo stesso con l'unto di Dio. E Dio, come padrone della vigna, si aspettava frutto e, visto l'opposto, li castigherà, come il fico, e toglierà da loro la leadership che viene data in mano ai discepoli. Mi piace come li affronta dicendo: «Non avete mai letto nelle scritture», eccetera, eccetera. Pertanto li dichiara o ignoranti, perché non hanno letto pur mostrandosi sapienti, o ciechi, perché non sanno interpretare le scritture. Si riferiva al Salmo messianico 118 come pietra angolare, ma anche ad Isaia e Daniele come pietra di fondamenta sulla quale viene fondata la sua Chiesa. Cristo, la pietra, può rompere il nostro egocentrismo ed orgoglio, portandoci alla salvezza, o più letteralmente, obliterarci al momento del giudizio. E riflettiamo. Preferisci fratturare la luce oggi, ravvedendoti, o ignorarlo ed essere completamente schiacciato in futuro? Sembra una domanda sciocca, ma tanti non si rendono conto della gravità della scelta e preferiscono andare avanti intolleranti, pensando che non ci sia un al di là, o peggio ancora, pensando che la magnanimità di Dio li salvi al giudizio. Signore, tu sei la pietra angolare della tua Chiesa, ma anche la pietra angolare nelle nostre vite. Nulla ci può scuotere. Amen. Ti auguro un buon weekend e riprendiamo lunedì, Dio volendo sempre. Ciao.